Hong Kong è come New York, solo che ci sono 7 milioni di cinesi. Ho provato un'emozione fortissima ad essere l'unica scimmia in mezzo a tutti quei cinesi. Avevo già letto questo testo di Kafka tanti anni fa. Nell'estate del 2016 ho iniziato a studiarlo, ma immediatamente ho pensato che mi sarebbe piaciuto non portarlo in teatro come è stato fatto da Vittorio Gassman, da Erlisca, perché questo è un testo per grandi protagonisti della scena, ma avrei voluto portarlo nell'università di Napoli, perché era il luogo naturale in cui avviene questa conferenza, questa relazione della scimmia Rothpeter, che racconta come la sua evoluzione, come è riuscita ad evitare il giardino zoologico diventando un uomo. Personaggio per me decisivo, perché era quanto ricercavo per parlare della libertà, quella libertà che non sentivo più neanche in teatro. Lei ha visto lo spettacolo, ha capito, perché aveva già in progetto un film, L'uomo e la bestia, pensa un po' le combinazioni, quindi tutta una serie di combinazioni fortunate, e ha deciso di fare un film, e coraggiosamente ha investito soldi suoi, energie, eccetera, eccetera, ed è nato il signor Rothpeter. È nato il signor Rothpeter, si capisce che quindi è un incontro che va a succedere, perché mi sembra che siamo due donne alla ricerca disperata della libertà, quindi siamo tanti Rothpeter. Io effettivamente sono, io vivo a Roma, ma sono, e non ho mai abbandonato artisticamente la mia città, quindi sono, ho avuto questa segnalazione che c'era un'unica replica che Marina, attrice che io stimo moltissimo, faceva questa scimmia divenuta uomo. Sono andata a vederla e veramente la pelle d'oca. Cioè, cosa abbiamo in comune con Rothpeter, tutti noi? Con tutti noi abbiamo in comune il fatto che io mi sono sentita, mi sono immedesimata con questa scimmia divenuta uomo. Abbiamo in comune che secondo me, come Rothpeter è costretto ad abbandonare la sua, il suo istinto, la sua natura, anche noi a volte siamo costretti ad abbandonare la nostra natura umana per dei miti che non si capisce se sono economici, di benessere, eccetera, eccetera. Quindi in realtà anche noi siamo costretti da volte a delle metamorfosi per riuscire a stare in degli ambienti. Se lei pensa a una scimmia che dovrebbe saltare sugli alberi e che si mette il cravattino e un vestito e va all'università a fare una conferenza, quanti di noi devono recitare ogni giorno una parte che non è quello per cui sono nata? La guardavo negli occhi e vedevo quel lampo di animalità che io avevo gradatamente perso. Avevo pensato di metterle il velo. Scherzo.